piroscafo Patria e la città dei Balocchi, un connubio che si rinnova. Grazie alla collaborazione con la provincia di Como e con la navigazione Laghi, lo storico battello è arrivato sul lungo lago Amici di Como, al pontile 5. Un paio di giorni per l'allestimento e da sabato 19 dicembre si potrà visitare. Per l'inaugurazione, il CFP, il Centro di Formazione Professionale di Como, offrirà sabato dalle ore 16 l'Happy Lake Time, aperitivo del lago. Gli studenti del settore alimentazione, attraverso un vero e proprio laboratorio sperimentale, hanno preparato, assaggiato, cotto, smontato, montato e riprovato tutti i prodotti tipici del territorio fino ad arrivare al risultato sperato, un aperitivo tutto locale. A bordo del Patria verrà allestita una mostra fotografica che illustra le diverse fasi costruttive di Life Electric, il monumento progettato da Daniel Libeskind e realizzato sulla parte finale della diga foranea. Oltre alla mostra su Life Electric si potrà anche vedere l'esposizione relativa alla storia del Patria, immagini tratte da archivi storici degli anni 30-50, lo stato di abbandono del Patria negli anni 90 prima dell'operazione di recupero e le fasi di restauro. Ma quello in arrivo sarà un altro weekend ricco di iniziative. Dopo il grande successo del concerto di Natale in Duomo di lunedì scorso, sabato al Collegio Gallio ci sarà il concerto dei piccoli pomeriggi musicali. Domenica sarà invece inaugurato il Bosco Incantato al Teatro Sociale, tornerà poi il trenino dei Balocchi al Broletto, mentre la Curiera della Musica farà tappa a Sannino.